interessano più i personaggi, ecco, che le trame. Perché il personaggio, se è ben costruito, se ha una sua forza, può condurre quello che lo scrittore vuole, insomma. La trama serve anche per impressionare, infatti è tipica dei romanzi gialli, cioè dei romanzi che sono generalmente considerati serie B, anche se questo fatto del contenitore è una necessità, diciamo, di catalogazione, ma poi tu puoi trovare il complesso di Edipo, non è un giallo, per esempio. Non è un giallo Delitto e Castigo. Certamente Pasolini è presente innanzitutto perché il protagonista è un ragazzo ed è un ragazzino, diciamo, non povero, perché il padre gode dei privilegi di un camorrista, però povero culturalmente, indifeso, vulnerabile. E quindi molto vicino al sottoproletariato pasoliniano. Questo personaggio io l'ho amato, devo dire la verità, mi ha fatto compagnia, perché io l'ho scritto sta vita incagliata quando venne quel grande caldo che morirono molti vecchi, no? Io ero solo perché Ingrid stava con gli americani facendo uno dei suoi viaggi di lavoro e io stavo da solo con un caldo terrificante. E questo qua, questo personaggio, mi teneva veramente compagnia, l'ho amato.